dati, varie considerazioni verremo facendo, parte necessariamente dal mondo antico. Noi abbiamo dato un titolo, io l'avevo suggerito, Spinzaro me l'ha rimproverato perché l'avevo nel frattempo dimenticato, che è un pochino provocatorio, cioè democrazia fenomeno storico, ovvero valore eterno, punto interrogativo. Perché questo titolo? Perché abbiamo alle spalle una ventina abbondante di anni molto importanti e addirittura per chi fa il mestiere di studioso di storia particolarmente significativi, nel corso dei quali, soprattutto all'inizio del ventennio che abbiamo alle spalle, l'affermazione secondo cui il modello parlamentare rappresentativo definito a torto democratico avrebbe finalmente vinto su tutto il pianeta e alcuni pensavano addirittura concluso lo sviluppo storico dell'umanità. Questa veduta è un po' fragile, anche un po' propagandistica, si nutre di una serie di pregiudizi, di falsi concetti, no? A cominciare da quello più importante, che cosa debba intendersi con la parola democrazia. Però capisco il perché di questa opinione fortunatissima all'inizio degli anni 90 e poi via via sempre più appassita. Capisco come è nata, capisco la carica polemica che essa contiene, per ragioni che ora non ha senso mettersi a scandagliare, che sono di carattere storico e politico al tempo stesso. La contrapposizione di sistema politico-sociale che ha caratterizzato il Novecento, sia prima che dopo la cesura rappresentata dalla Seconda Guerra Mondiale, si raccoglieva intorno a due parole: democrazia da una parte, socialismo o comunismo dall'altra. Curiosa contrapposizione, si potrebbe dire, no? Per uno che fa il mio mestiere di studiare gli antichi è quasi strano, però ha avuto una grande forza questa contrapposizione lessicale. Democrazia era anche il mondo libero, no? Si chiamava così, gli anziani si ricordano questa formula, no? Il mondo libero. Anche... gli altri si chiamano pure democrazie popolari. Non ci arriviamo. No, lo dico perché era molto fastidioso, ma era molto presente questo termine, no? Anche Pio XII, anche Francisco Franco usavano il mondo libero contro quello della schiavitù, della tirannide, eccetera. Ora, la partita è durata molto. C'era uno storico e anche uomo politico attivo della Repubblica di Weimar, si chiamava Arthur Rosenberg, il quale ha scritto poco prima di morire un bel libro, lo pubblicò negli Stati Uniti, ormai da esule, Democrazia e socialismo, no? Nell'Europa contemporanea, che parte dalla constatazione della innaturalità di questa contrapposizione di termini. Però questa contrapposizione si è consolidata, è entrata nel linguaggio comune, è diventata una bandiera. E dunque la sconfitta del mondo che si autodefiniva socialista, soprattutto sul continente europeo, ha determinato la convinzione che quindi la democrazia avesse vinto. E dunque, avendo vinto questa partita mortale, così lunga, attraversata da fatti sconcertanti e contraddittori come quelli che hanno segnato il Novecento, era una vittoria definitiva. E dunque valore eterno? La domanda non è testuosa, la domanda ha un senso che investe anche il lavoro di storico, cioè se esistano poi nello sviluppo storico degli elementi definibili come eterni. Nel campo nel quale piuttosto spesso
avventuro dello studio del mondo antico ha avuto vitalità, una discussione, una polemica di cui furono protagonisti grandi studiosi, se cioè sia esistito un capitalismo antico. Il nostro collega che insegnava qui, no, Giardina, ha rilanciato il libro di Salvioli sul capitalismo antico con una bellissima postfazione, un'introduzione, e naturalmente non può non venire alla mente l'ironia di Marx in una nota del primo libro del Capitale, dove un po' bruscamente e secondo me in maniera inaccettabile maltratta Teodoro Mommsen, dicendogli, peraltro era un ammiratore della sua storia romana, lo dice in lettere private, però pubblicamente no, che passa da un qui pro quo all'altro perché vede capitalismo dovunque, capitalismo non ha senso parlarne nel mondo antico, eccetera eccetera. Però la veduta secondo cui forme di capitalismo ci siano state anche nell'Atene di Demostene hanno avuto i difensori degnissimi, e quindi anche l'idea che il capitalismo sia una forma eterna ha avuto molta vitalità e molto credito. Io tendo a insospettirmi, comunque a guardare con occhio critico qualunque affermazione di eternità, e so bene che quel brutale, insomma, brusca critica contro Mommsen era sostanzialmente giusta, anche se detta in una forma un po' urtante, come spesso capitava a Marx di fare, e a fortiori ritengo che questa scoperta dell'eternità finalmente riconosciuta del modello democratico sia un altro idolum, un altro flatus vocis, che però ha una potenza propagandistica molto forte. Ecco perché ritengo che convenga, sia pure sotto la tirannide dell'orologio, fare un rapido percorso storico intorno a questo problema. Questo problema si intreccia anche con altri collaterali, Oriente-Occidente, per esempio, no? Nell'autorappresentazione del mondo greco, l'Oriente è sostanzialmente l'impero persiano ed è il regno della schiavitù. Tutti sono schiavi perché c'è solo il gran re. Il mondo greco è il mondo della libertà. Il mondo greco si autopromuove a Occidente da un certo punto in avanti, ed è un'operazione ovviamente ideologica che nella ricerca si può smascherare facilmente, però è molto interessante. Il momento cruciale di quella vicenda è la duplice invasione persiana della Grecia, che porta ad una rappresentazione di un passato anche remotissimo come polarizzato su queste due entità, l'Asia schiava, la Grecia, l'Occidente, l'Europa non viene fuori in realtà in questi testi, Infatti non importa, ci pensiamo noi altri a mettercela senza sapere probabilmente cosa sia, come il regno della libertà, della democrazia. Ecco, già lì andrei cauto, perché questa parola non ha molta buona stampa nel lessico greco. E quindi retroattivamente già la guerra contro Ilio, no? La conquista dopo una guerra decennale di quella potente città asiatica diventa l'antefatto di questa eterna guerra tra Oriente e Occidente, che è anche la guerra tra la libertà e la schiavitù. Insomma, tutto questo ha un forte dose di falsa coscienza o di pura e semplice ideologia nel senso marxiano della parola, e però ha funzionato parallelamente a un pragmatismo politico estremamente lucido. Noi abbiamo poco della storiografia antica, purtroppo fingiamo di conoscere la storia antica, abbiamo tracce, però quello che c'è ci aiuta abbastanza. Quando esplode un conflitto di potenza nel mondo greco, due grandi coalizioni,
che si contendono un primato di carattere, potremmo dire, imperiale. Entrambe corrono in Persia a chiedere l'aiuto del re di Persia. Nota maliziosamente un siciliano di nome Diodoro, che ha raccontato queste vicende al tempo di Cesare, quindi non era un contemporaneo dei fatti come Tucidide. Tucidide non lo dice, però a un certo punto nel libro VIII parla dell'aiuto decisivo che la Persia ha dato a Sparta per vincere la guerra, una guerra di potenza che è finita col tracollo dell'impero ateniese, durato 70 anni. È fondato sul presupposto: abbiamo liberato la Grecia dalla schiavitù, perché noi ateniesi abbiamo vinto la battaglia decisiva a Salamina. Quindi Oriente e Occidente, libertà, schiavitù, concetti da criticare, da studiare nella loro genesi, nel funzionamento finché hanno funzionato, ovviamente da non prendere sul serio, se non come sempre bisogna fare con la propaganda, che è importantissima, purché non ci si creda. Ora, dicevo che la parola che si contrappone al mondo schiavo, che tale poi non era in realtà, è più eleuteria, più libertà. Ma libertà è un valore aristocratico. Un bellissimo libro che andrebbe sempre ripreso in mano di Santo Mazzarino, Tra Oriente e Occidente, per l'appunto, costò critiche asperrime da parte di Monigliano, quasi per fargli perdere il concorso universitario, che comunque a un certo punto vinse. È un libro importante. Nei capitoli iniziali lui legge molto bene questo concetto, che il valore eleuteria è un valore che nasce nelle aristocrazie, che hanno alle spalle un'esperienza in cui gli storici, questa sorta di enciclopedia, trasmettono di democrazie militari, cioè di sistemi in cui l'armata è il popolo. E i leaders si scontrano, ma in presenza del popolo. In fondo l'Iliade, se uno la legge come deve, come un'enciclopedia storica, si apre essenzialmente con questa scena, con la scena dello scontro tra i capi in presenza del popolo, cioè dei soldati, in omaggio a un concetto che vivrà fino al tempo della Rivoluzione Francese, potremmo dire, della identità cittadino-soldato. Chi è detentore delle armi, è capace di combattere, è cittadino pleniure. E questo vale sia nella comunità spartana, sia nell'Atene arcaica e classica. Poi naturalmente l'ampiezza entro cui estendere il ruolo militare e quindi la cittadinanza varia da luogo a luogo e da tempo a tempo. Ma un pensatore politologo importante, vissuto quasi un secolo, che si chiamava Isocrate, di solito maltrattato perché sono tutti fanatici di Platone, che se lo merita, ma insomma Isocrate era un suo rivale, diciamo, come maestro, in saggi fondamentali di analisi politologica del mondo greco, dice: ma la democrazia perfetta è Sparta, perché è il regime degli uguali, non circola neanche la moneta fino alla fine del V secolo all'anticristo, e gli uguali all'interno dei puro sangue, perché come diceva il Führer, che era un grande europeista, tra l'altro questo lo diremo più in là, è lo stato razziale perfetto, Sparta, in cui il cittadino è il guerriero ed è il puro sangue, gli altri sono altre razze, sono i loti, i perieci, popoli conquistati su cui gli spartiati dori si sono sovrapposti e militarmente li hanno dominati. E al loro interno hanno creato questo regime di uguaglianza, che è il modello elementare della polis, il fatto che la comunità degli aventi diritto alla cittadinanza in quanto guerrieri sono i cittadini. Quando questa base si allarga, e questo accade in alcune realtà, come per esempio Atene, si apre uno scontro molto forte
tra le élite aristocratiche che detengono sostanzialmente il potere, anche quando si apre la cittadinanza ai non possidenti, e l'assemblea popolare. Uno scontro che vede momenti anche conflittuali armati, aventi come obiettivo il restringimento della cittadinanza. Non entriamo nei dettagli, perché altrimenti ci bruciamo tutto il nostro tempo. In questa lotta tra élite e demo, il termine democrazia si forma, si affaccia. Ho premesso prima, e non va mai dimenticato, che noi ci muoviamo tra i ruderi del Foro Romano, diceva Norbert, cioè abbiamo pezzi di documentazione lacunosa. Ciò non toglie che ci colpisce il fatto che le prime attestazioni di questa parola, democrazia appunto, siano di parte oligarchica e profondamente negative. Un opuscolo tramandato tra le opere di Senofonte, ma attribuibile ad un leader oligarchico, lo si chiama di solito la Costituzione degli Ateniesi, presenta questo termine più e più volte come sinonimo di regno della canaglia, cioè regno dei poveri, cioè regno dei non possidenti, cioè regno degli ignoranti. Quindi demos, penetes, poneroi, demo, poveri, canaglia, sono i sinonimi. Questo è l'uso del termine, e infatti possiamo osservare, un po' andando avanti alla buona, in quel che ci resta del pensiero filosofico, storiografico, oratorio dell'Atene del V, IV secolo, è sempre in una posizione critica rispetto alla realtà della democrazia, perché è un valore da respingere, è il predominio di un ceto non detentore di gnome, cioè di capacità di comprendere, di valutare, di giudicare. È agnomon il tema, non capisce, non sa soppesare e prendere decisioni. Questo detto con varie sfumature, può essere detto con durezza, con brutalità, con flessibilità, in Aristotele tutto è molto più garbato, però il concetto è quello. Per non parlare appunto di storici che apertamente si contrappongono a questo modello. Per cui preme osservare che l'introduzione di questa parola nel lessico politico è molto faticosa e foriera di confusioni. Un leader politico ateniese, il nipote di Pericle, il grande Alcibiade, insomma, un personaggio che ha grandi responsabilità, grandi virtù, grandi crimini, compreso quello di aver portato la città per una guerra contro Siracusa catastrofica, parla, in un libro di Tucidide, lo storico che gli dà la parola, raccontando quei fatti, siamo nel 413-15 a.C., e lui dice che la democrazia è notoriamente una follia universalmente riconosciuta come tale, però noi l'abbiamo dovuta accettare perché dovevamo guidare la città. Il nostro compito di elite direttiva che possiede la parola, la cultura, la ricchezza, la capacità di dirigere, era quello di sobbarcarci a una sfida contro questa belva, i cui difetti la letteratura antica ampiamente descrive e propone. Questo è l'ingresso del termine, diciamo, nella nostra storia occidentale, diciamo questa parola pretensione, che viene però anche messa in crisi. Io mi ricordo il nostro ormai defunto e bravissimo collega David Asceri, che insegnava a Gerusalemme, ma prima è stato a Firenze per tanti anni, metteva in luce che quando Erodoto fa parlare i notabili persiani nel suo terzo libro, e uno di questi notabili dice: potremmo instaurare la democrazia in Persia,
E poi soggiunge Erodoto: ho raccontato questa cosa ma non mi hanno creduto. Gli ateniesi sono messi a ridere dinanzi a questa notizia, che un persiano avrebbe avuto questa proposta. Asceri diceva: probabile che ci sia una stratificazione così complessa dietro quella notizia, però c'è un elemento, cioè l'idea che nel mondo persiano, qualcuno diceva, il primato non spetta ai greci nella invenzione della comunità che si raduna e decide. Ma anche Amartya Sen l'ha scritto più volte, che nelle comunità arcaiche indiane c'è questo elemento comunitario di mettere insieme quello che greccamente chiameremo demos in vista di una decisione collettivamente presa. Però ecco, questa lotta intorno al primato della cosa, non della parola, l'ho voluta ricordare semplicemente per mettere ulteriormente sotto una lente critica la raffigurazione tradizionale di questo problema. Nascita in Grecia, eternità di questo valore attraverso i millenni, è nostro compito di passarlo ai posteri, no? Questo è un po' lo schema. Ed è uno schema che non regge storicamente, perché appunto l'analisi porta a comprendere più da vicino che si tratta di tutt'altro, e non regge neanche sulla scala dei secoli se si considera che, faccio un salto mortale, lo faccio insieme a Saint-Just, quindi lo posso fare, tutto sommato il mondo è vuoto dal tempo dei Romani, no? La sua famosa uscita a significare che torna, secondo poi Saint-Just non capiva niente di storia antica, una confusione mentale spaventosa, quindi pensava che la Repubblica Romana fosse una Repubblica come Atene e che fossero entrambe democratiche. Questo non gli dobbiamo dare dei voti in storia antica, diciamo che quel concetto funzionava nella sua testa un po' approssimativa come una ripresa a distanza di 1700 e passa anni di un modello che si era offuscato e che finalmente ritornava con la rivoluzione, nella quale però la parola democrazia scarseggia, è insidiata, potremmo dire, da parole più forti e più attraenti, ovviamente innanzitutto libertà, e per contrario tirannide, per cui gli aristocratici sono i tiranni, diremo qualcosa sulla parola tirannide tra un po'. Nazione, ma non democrazia, repubblica. Questo significa qualcosa. Anche perché la realtà concreta, e qui entriamo un pochino in un tempo a noi più vicino di quello di Erodoto, la realtà concreta dei poteri che si contrappongono e che vengono esercitati negli anni della prima Repubblica francese, in parte rassomiglia a quella della polis. Quindi non si è giusto, aveva intuito qualcosa in modo confuso. Mi riferisco alla duplicità di poteri tra la municipalità parigina, la commune, e le assemblee elettive, teoricamente in rappresentanza nazionale. La convenzione nazionale è un parlamento eletto quasi dalla totalità della Francia, ma in realtà non dalle parti che si sono ribellate alla Repubblica, il Midi, la Vandea, quindi è una quasi Francia, insomma, che elegge la Convenzione Nazionale, e però è al tempo stesso un potere che ha davanti un contropotere, quello della polis parigina, che ha un esercizio diretto della democrazia attraverso le sezioni, attraverso una frequentazione quotidiana dei soggetti sociali della rivoluzione, i quali controllano direttamente anche l'assemblea elettiva nazionale. La scena madre di questa vicenda ovviamente è il 31 maggio 2 giugno 1793, è stato raccontato in molte forme diverse dai protagonisti. Al termine di quei tre giorni tremendi, che
hanno avvio dal tentativo della maggioranza dell'assemblea, della convenzione, di vietare alla municipalità di Parigi di costituirsi in contropotere, di decidere chi sono i nemici del popolo e chiederne il processo. Il tentativo di mettere in riga la municipalità di Parigi determina una reazione delle section che assediano la convenzione, e 22 deputati girondini vengono arrestati e poi processati, e un pezzo dell'assemblea arresta un'altra metà e vince la polis, vince la commune, il che non dura moltissimo. Ben presto Termidoro, tutto quello che sappiamo, la comune si svuota, nel senso che nelle sezioni entrano altre persone, non più i nullatenenti, non più la San Chiodottieri, ma i borghesi, e quindi apparentemente il sistema è uguale, però finalmente vince il principio rappresentativo sul principio della democrazia diretta, rappresentato per l'appunto dalla comune. Comune si chiamò anche quella del 1871, ma si chiamava già prima così, non lo dico, sorge sempre in una confusione cronologica che non ha senso. Ho detto vince il principio rappresentativo, sì e no, perché poi sappiamo che i termidoriani si sono assicurati la propria rielezione per metà dell'assemblea quando si sono esposti al rischio di una elezione su base naturalmente molto approssimativa. L'unico tentativo di stabilire il suffragio universale pieno è affermato nella Costituzione dell'anno primo, quella di Robespierre, che però non è mai entrata in funzione per ragioni ben note, e quindi via via si scivola verso forme di rappresentanza censitaria, no? Sempre più accentuate, fino all'estinzione stessa, potremmo dire, del principio elettivo con Bonaparte. E contemporaneamente la spada della rivoluzione, il tiranno, molte cose insieme, e tutte parzialmente vere, direi non ultima il ripristino della schiavitù coloniale. Nel febbraio del 94, su proposta di Danton, era stata abrogata, sia pure sulla carta, la schiavitù nelle colonie francesi, largamente perse, via via occupate dagli inglesi, per il fatto che la Francia è nel caos con la rivoluzione. Gli inglesi ripristinano la schiavitù subito, essendo un grande paese liberale, giustamente, nelle colonie ex francesi, e bisogna aspettare il 1848 per avere da capo, dalla seconda Repubblica francese, l'abrogazione della schiavitù, che Bonaparte ha ripristinato disgustando tantissimi dei suoi seguaci, a cominciare dal grande Volney, termidoriano sì, ma legato ai principi affermatisi durante la prima Repubblica. Per cui la storia successiva, la vicenda seguente, che si può seguire partitamente, ma noi non lo faremo ora perché sarebbe disumano, non avrebbe senso, è la lotta per il suffragio, nella convinzione che il suffragio, peraltro maschile, sottinteso che sia solo maschile, il problema viene posto. Primo paese che instaura il suffragio anche femminile nel 20 è la Finlandia, che infatti poi ci dà un sacco di ordini, come sappiamo, da ultimo, e subito dopo l'Unione Sovietica, ma non nel mondo civile e occidentale nel quale facciamo parte, fino alla seconda guerra mondiale. La lotta per il suffragio. Ma la lotta per il suffragio è un cammino fatto intenzione di descrivere, ma che voglio però sinteticamente evocare, con delle cifre e con dei dati di fatto che paiono un po' contraddittori, ma non lo sono. Prendiamo l'esempio del nostro paese. L'Italia, dopo il 1861, ha un paio di centinaia di migliaia di elettori su tutto il territorio nazionale, notabilato, ma neanche con la sinistra al potere, con De Pretis, l'allargamento del suffragio è veramente significativo. È Giolitti nel 12 che lo estende, e anche lì ci sono delle limitazioni, delle classi di età escluse se non hanno fatto il servizio militare,
che però è connesso anche all'alfabetizzazione, per cui è un'esclusione non tecnica, ma anche sociale. Però è un suffragio quasi universale maschile, Giolitti lo ha voluto, Croce era molto ostile, e lo racconta anche, no? Giolitti cercò di rassicurarlo dicendogli che non è pericoloso, e aveva ragione, Giolitti era molto più lungimirante di Croce in questo, mentre, come sappiamo, è soltanto con le elezioni del 19, dopo la guerra, mondiale, il suffragio universale maschile si afferma e si coniuga, come ovvio, con l'unica forma di veicolo della rappresentanza, che è il principio proporzionale, dà vita a una Camera inaudita. Il Parlamento italiano, eletto nel 19, sgomenta le classi tradizionali che avevano egemonizzato i parlamenti, tutti liberali naturalmente, ma Mazzieri in Puglia o in altre parti del meridione, clientele di vario tipo a nord, basterebbe leggere le memorie di Giolitti dove racconta come si votò nel paese suo, dove lui era nato, e il sindaco aveva portato tutti i cittadini a votare con la scheda ostentata, perché tutti votavano chiaramente e all'aperto. Vabbè. E nel 19 150 deputati socialisti, 100 deputati popolari sono la maggioranza assoluta del Parlamento. Si scoprì che il paese aveva un'altra maggioranza grazie a questa applicazione assolutamente estemporanea e presto cancellata dal fascismo del principio proporzionale e quindi della vera rappresentanza. L'Italia arriva tardissimo, molto prima l'Austria, l'Austria-Ungheria, molto prima la Germania imperiale, con una variante interessante, che cioè il Parlamento imperiale eletto a suffragio universale. Engels nel suo ottimismo era convinto che, essendo un tedesco su quattro socialista, col passare del tempo sarebbe stato un tedesco su tre, un tedesco su due, e il socialismo era bello e fatto, e anzi questo comportava anche la conquista dell'armata, perché sono anche soldati, quindi via via tutti hanno il diritto di invecchiare, anche Omero, eccetera, anche, però la saggezza dei posteri non è saggezza, è semplicemente un essere arrivati dopo. Però l'imperiale ha una grande rappresentanza dei partiti di massa, sia socialisti, cioè la grandissima socialdemocrazia tedesca, maestra di tutti gli altri partiti socialisti del mondo, e il centro cattolico, no? Il centro di Spartaglia. Ma sostanzialmente è un luogo dove si fa agitazione, propaganda, perché il potere risiede, a parte il bilanciamento delle istituzioni, nella Camera prussiana. La Camera prussiana è eletta sulla base degli stände, delle caste, potremmo dire, un terzo i Junker, un terzo i militari, un terzo gli altri, e quindi la Camera prussiana è blindata rispetto a qualunque preoccupazione di maggioranze oscillanti, ed è quella cui spetta di prendere le vere decisioni che l'esecutivo e l'imperatore attuano. Infatti uno dei temi che agitò la Germania nell'ultimo anno della Prima Guerra Mondiale, con grandi protagonisti, Meinek, Max Weber, eccetera, era la riforma del diritto elettorale prussiano. E siccome poi nelle guerre i vincitori interferiscono anche direttamente nella vita politica dei vinti o di coloro che stanno per essere vinti, è noto quanto il presidente Wilson abbia fatto pressione sulla Germania ormai in ginocchio dopo l'intervento americano e il fallimento dell'offensiva nelle Ardenne alla fine del 17, per imporre la torsione in senso costituzionale del sistema tedesco e quindi detronizzare la Prussia da questa posizione, e addirittura segnalare nel principe Max von Baden un cancelliere col quale puoi fare il trattato di pace. È una vicenda, il testo si lascia in ombra, ma è molto significativa, no? Questa del vincitore che già governa in casa del vinto. In questo caso le persone ipocrite direbbero a fin di bene, nel senso di dare una mano a scalfire quel meccanismo lì, che era stato messo in discussione innanzitutto dall'interno, dal
movimento socialista, dal Partito Socialista Indipendente che nasce il primo di settembre del 17 e poi dalla rivoluzione tedesca del 18. Però indubbiamente l'azione esterna ebbe un grande peso. Potremmo proseguire in questa rassegna e notare una cosa che si lascia spesso in ombra, che cioè nell'Inghilterra liberale il suffragio non è universale per nulla, perché addirittura è legato all'essere detentore di un contratto d'affitto o proprietario di una casa, quindi è un elettorato abbastanza ritagliato su criteri, in ultima analisi potremmo dire, lato senso censitari. Il costume politico britannico indubbiamente è ben diverso da quello prussiano, ma questo non toglie che il suffragio universale nella Camera prussiana c'è, nella Camera dei Comuni non c'è. Per cui tutta la retorica della guerra delle democrazie contro gli imperi centrali, eccetera, è pura retorica come quella dell'Asia schiava e della Grecia libera. Ora, l'istanza del suffragio è l'architrave della democrazia del secolo XIX. La lotta contro il liberalismo che si incardina sul suffragio ristretto e per il suffragio allargato, quindi democrazia è parola d'ordine del movimento operaio, del movimento socialista, contro gli stati liberali, contro le elite liberali, nella persuasione che sia la Clavis Magna il grimaldello per scalfire gli equilibri sociali alla radice. Del resto, nel capitolo del manifesto di Marx e di Engels, dove si descrivono le misure immediate, di cui c'è immediata urgenza, capitolo che non sempre viene letto perché sembra minore rispetto alle grandi sintesi dei capitoli precedenti, la prima istanza è la democrazia politica, cioè il suffragio universale. La prima istanza nella persuasione 1847-48 che bastava questo per scardinare l'egemonia delle classi possidenti. Un libro, secondo me, tuttora molto importante, come quello di Otto Bauer, che Lorenzo Collotti tradusse in italiano parecchi anni fa, per Einaudi, intitolato Tra due guerre mondiali, punto interrogativo. Otto Bauer è un austro-marxista, è stato svillaneggiato da Stalin dalla terza intervenzione in tutti i modi. Era peraltro un uomo di grande acume. E quel libro è importantissimo a mio modo di vedere, non tanto per l'ottimismo con cui guarda agli sviluppi in Unione Sovietica, è scritto nel 1936, a ridosso del varo della Costituzione staliniana, no? Quella appunto del 1936. Succede nella storia che uno sia proprio preso di contropiede, subito dopo cominciano i grandi processi, quindi proprio tutta la previsione sua di un'evoluzione in senso, diciamo, più aperto dell'Unione Sovietica, era una previsione sbagliata. Succede. Anche Togliatti del resto fece l'intervista a Nuovi Argomenti nel giugno del 1956, convinto che il peggio fosse passato, e c'era l'Ungheria, la Polonia. Non si può essere profeti. Anche Croce apre la storia dell'Europa nel secolo XIX dicendo che abbiamo dinanzi a sé la libertà, dinanzi a sé l'eterno, 1932. Ma sono scottature che bisogna affrontare. Bauer è apprezzabile per un'altra ragione, cioè per l'analisi che egli fa della crisi della democrazia nei grandi paesi occidentali, che egli connette a un fenomeno importantissimo che descrive in riferimento soprattutto alla Francia e alla Germania, cioè la nascita di grandi partiti di massa conservatori o centristi o ancorati a un ceto contadino, nel caso della Zentrumspartei, o piccolo borghese, partito radicale francese,
connesso anche alla piccola proprietà contadina, che in Francia è diffusissima, diversamente dal latifondo di altre realtà europee. Lui dice: queste grandi formazioni politiche che hanno avuto la possibilità di un radicamento sociale vastissimo, hanno messo in crisi il teorema secondo cui il cambiamento rivoluzionario sarebbe passato attraverso il suffragio universale, perché una volta affrontata la prova elettorale, le formazioni politiche che sul suffragio avevano puntato sono rimaste minoritarie, fortemente minoritarie, ma minoritarie, e dunque hanno dovuto affrontare uno scontro parlamentare, e non soltanto parlamentare, che dimostrava quanto fosse illusoria la velocità di quel teorema, la linearità di quel teorema. E la controprova, facciamo ancora un passo in avanti, è, potremmo dire, nel fenomeno del fascismo, analizzato, questa volta ancora ripeto il nome di Rosenberg. Rosenberg era stato dapprima monarchico, libero docente a Berlino, allievo di Edward Mayer, alto funzionario nell'apparato propagandistico dell'esercito durante la prima guerra mondiale, aveva scritto praticamente di suo pugno il giornale delle truppe, le Deutsche Kriegsnachrichten, e poi aveva avuto una evoluzione rapidissima iscrivendosi alla USPD, cioè al Partito Socialista Indipendente, confluito nel Partito Comunista Tedesco nel 20. Quindi si trova ad essere deputato della KPD, del Partito Comunista, e rapidamente entra, fa parte della commissione istituita dalla Repubblica di Weimar sulle responsabilità della guerra, anche perché è uno storico e quindi gli viene data insieme ad altri questa incombenza, e rapidamente entra in collusione con Stalin su posizioni trotskiste, esce dal Partito Comunista, diventa, come lui si definisce, socialista senza partito, e riflette, dopo la vittoria elettorale hitleriana, sul fenomeno del fascismo als Massenbewegung, come movimento di massa. Sono scritti che precedono di parecchi anni le lezioni di Togliatti sugli avversari, in particolare sul fascismo, nonché le riflessioni, non note al pubblico naturalmente, di Gramsci nei quaderni, intorno al medesimo problema. Che è regime reazionario di massa, no? Problema gigantesco, sì, noi ci consoliamo così, ma non so se dobbiamo mettere il peso sulla parola reazionaria, sulla parola massa. Non è un lapsus, ma è un convincimento, quello, un convincimento non mio, voglio dire, ma gli studiosi che tale opinione hanno professato, quello di Mosse, Georg Mosse e di De Felice, che ripetutamente hanno usato invece il termine democrazia di massa per definire il fascismo, in opposizione allo Stato liberale. Insomma, il problema qui non ci riguarda, non scivoleremo nella questione analisi del fascismo che non ci compete, ma invece ci terremo su un tema che ha affaticato la mente di questi grandi interpreti del Novecento, Bauer, Rosenberg, Togliatti, del venir meno definitivamente dell'identificazione meccanismo elettorale, suffragio, rivoluzione, socialismo, quello che volete, perché il fascismo ha vinto, soprattutto in Germania, tra l'altro attraverso l'arma dell'insediamento sociale e della vittoria, della conquista della maggioranza elettorale. Dopodiché, come vedete, la vita di questo valore eterno è piuttosto accidentata. Succede quello che è noto, io dico cose sì, ovvie, ma che forse è giusto mettere tutte in fila, che la creatività costituzionale del secondo dopoguerra, soprattutto nel nostro ambito euro-occidentale,
ha risentito moltissimo di tutta questa storia pregressa e ha cercato di avviare un esperimento di superamento del vecchio principio parlamentare rappresentativo, scrivendo delle carte costituzionali che, come diceva Calamandrei, sono anche dei proclami di lotta. La nostra Costituzione è un proclama di lotta, basta leggere i primi articoli, no? Per rendersene conto, il terzo, tanti altri, non si rimuove gli ostacoli. Il dibattito alla Costituente fu accanito su ciascuno di quegli articoli. La parte, la componente liberale, che non era rappresentata soltanto da Croce, ma da Corbino, da Inaldi, da tanti altri, ha strenuamente combattuto contro quelle formulazioni, considerate di tipo comunistico. Quella stagione ha avviato un periodo nel quale il convincimento di poter dar vita attraverso i meccanismi del contrasto non solo tra le classi ma tra i partiti per la conquista della maggioranza potesse essere la strada maestra per il cambiamento, le riforme di struttura, eccetera. Nel frattempo, per non disobbedire a Bevilacqua, altrimenti mi rimprovererà, non sono mancati tentativi di dar vita ad esperienze diverse. Come dice Orazio, in cedo perimines, non suppositos, cine ridoloso, ma io sono convinto, lo ripeto spesso, che l'esperienza delle cosiddette democrazie popolari intanto non va considerata come un mero trucco machiavellico di una grande potenza vincitrice della Seconda Guerra Mondiale che ha inventato dei Kissling al proprio servizio. Non va interpretato come un clone della struttura politico-statale sovietica, che è completamente diversa. Va interpretato come un tentativo fallito di puntare su una forma di sistema pluripartitico socialmente egemonizzato da una parte della società che rappresentata o si riteneva fosse rappresentata da uno di questi partiti. Anche la signora Merkel in realtà viene dalla Democrazia Cristiana della Germania Est, da giovanotta, da ragazza, non so quanti anni abbia. La DDR è finita nel 90, quindi sono passati 22 anni, ma lei ce ne ha sicuramente più di 22. E il primo dei cancellieri della Repubblica Democratica Tedesca, ormai non più egemonizzata dal Partito Socialista Unitario, SED, era un esponente della Democrazia Cristiana Tedesca Orientale. Non è un sofisma questo, è la presa d'atto delle articolazioni, delle diversità che si sono prodotte e che sono state sconfitte. Probabilmente non c'erano neanche le condizioni per una sopravvivenza di questi esperimenti. Primo, per la natura stessa del conflitto di potenza della Guerra Fredda, che ha semplificato gli scenari. Anche l'Italia aveva imboccato una strada sua originale nell'immediato dopoguerra, di cui i governi tripartiti erano il concreto risultato. E la Guerra Fredda li ha travolti, dando vita a contrasti segnati da elementi esterni e decisivi. Tutta la politica del Partito Comunista Italiano è stata rivolta a riprendere il dialogo con le masse organizzate nel Partito Cattolico ed è fallita, non è riuscito. È riuscito il Bersani a conquistare Rosmini, ma pare molto meno del grande disegno del Partito Italiano, no? Nella storia succede la seconda e terza volta è una cosa più piccola. Analogamente sull'altro versante, quindi l'esperimento, il tentativo di inverare il principio secondo cui ci sono forme differenti di questa parola generica democrazia
è stato generosamente messo in campo ed è stato travolto. Anche questo ha ridato fiato all'idea che l'unica interpretazione possibile fosse il sistema rappresentativo a suffragio più o meno universale dei nostri paesi, e che questo fosse poi l'unica forma destinata all'eternità, un'inevitabile durata sine tempore. Invece, quello che è molto interessante, per il tempo a noi più vicino, andando avanti o alla buona, il tempo che è trascorso, quello che è interessante del tempo a noi più vicino è che, finito il contrasto cosiddetto di sistema, perlomeno nel nostro mondo europeo o euroamericano, non mi azzardo a parlare del continente asiatico per la mia ignoranza totale in questo campo, ma non sono così ingenuo da pensare che le sorti del socialismo siano affidate alla Repubblica Popolare Cinese. Mi pare una semplificazione. Guardiamo al nostro, all'area che ci è più vicina e più familiare. In quest'area la fine del contrasto di sistema ha determinato finalmente, direi, una maggiore capacità di analisi e anche una maggiore libertà di pensiero. Mentre lo scontro imponeva la semplificazione, piramide, libertà, mondo libero, mondo schiavo, dittatura, comunismo, poi succedevano cose strane, tipo per esempio che il Partito Comunista Tedesco veniva messo fuori legge, un argomento che è contro la democrazia. I rapporti di forza consentivano questo, la Germania era un paese in vetrina, non potevano essere così. Però la legge Scelba in Italia non fu mai applicata contro il Movimento Sociale Italiano, che era palesemente un clone del fascismo repubblicano, perché la minaccia era, e allora fuori legge anche il Partito Comunista, perché sono antidemocratici tutti e due, ragion per cui il Partito Comunista Italiano non ha mai premuto l'acceleratore sull'applicazione della legge Scelba. I rapporti di forza però rendevano impossibile quello che l'ambasciatrice americana Clara Botlius chiedeva, cioè che venisse messo fuori legge il Partito Comunista Italiano, e anzi rimproverava Mario Scelba di essere tiepido anticomunista, e credo che lui si sia offeso molto sentendosi tacciare di tale tepidezza da parte della signora Clara Botlius. Tutto questo è alle spalle. Oggi viene serenamente detto da politologi, Insigni e anche non Insigni, che è ovvio che la democrazia politica, parlamentare e rappresentativa ha due assi cartesiani, quello verticale e quello orizzontale. L'orizzontale è suffragio, è sì. Quello verticale è che le élite che contano, contano, che i poteri forti sono forti, e che dunque l'intreccio di queste due coordinate, di questi due assi cartesiani, soltanto può dare un'idea di che cosa realmente sia questo modello proclamato eterno. Io aggiungerei che questa analisi non è nuova, ritorna ora perché finalmente lo si può dire, e quindi la critica, potremmo dire, della democrazia realizzata è diventata senso comune, con tutte le implicazioni contro l'idea di eternità del modello. Ma è vecchia, è antica. Io oserei dire che ritorna ciclicamente, per questi ultimi minuti così mi volevo soffermare proprio sul punto che mi sta più a cuore, al passaggio di secolo, dal secolo XIX al XX. Prima che la guerra e il fascismo e la rivoluzione comunista creino uno scenario completamente nuovo, è già maturata l'idea della non rappresentatività di quel modello, del difetto sostanziale di esso. Se ne fa portatrice una cultura che non appartiene alla tradizione socialista, ma appartiene al pensiero elitista, che è anche per lo più conservatore. Però le due cose sono da tenersi distinte. Come dire,
uno studioso il quale abbia fatto propri i convincimenti e le constatazioni fattuali dell'analisi elitista delle società politiche occidentali può anche per lo più nutrire in sé simpatie conservatrici, ma questo non toglie nulla al valore scientifico di quello che gli dice. Cioè non è ipso facto un oligarca, sono due cose distinte. E per, come dire, l'argomento di autorità non si dovrebbe mai usare, no? Perlomeno nel nostro mestiere. Però in questo caso non lo cito come autorità, ma lo cito come analisi che mi è sempre parsa estremamente brillante e profonda. C'è una pagina del quaderno 13 di Gramsci, no? Che lui titola, dando titolo a alcuni paragrafi che veniva scrivendo, il numero e la qualità nei regimi rappresentativi. E prende spunto, come spessissimo gli accade, dalla stampa che gli è accessibile in carcere, legge molto attentamente Critica Fascista, che è una rivista ottima, interessantissima, andrebbe letta, non per imbedersi, ma per studiare anche quelle pagine sue sul parlamentarismo nero. Partono da un articolo apparso su Critica Fascista dell'aprile del 35. Questo è un altro articolo, è dell'agosto del 32, prende spunto da un articolo di Mario Da Silva. Questo articolo lo ha colpito, Gramsci è colpito da una frase in cui questo signore, che è un studioso ovviamente filofascista, bersaglia il meccanismo elettivo, il suffragio universale indiscriminatamente praticato nelle democrazie occidentali, dicendo che è un meccanismo in cui l'opinione di un qualsiasi imbecille che sappia scrivere, parentesi, e anche di un analfabeta in certi casi, vale agli effetti di determinare il corso politico dello Stato esattamente quanto quella di chi allo Stato e alla nazione dedica le sue migliori forze, eccetera. Questo è il pensiero di questo signore, no? La critica oligarchica, no, insomma, tradizionale, è liberale anche, no? Stuart Mill si spinge a immaginare il voto plurale come rimedio, ma come rimedio sempre al fatto che non si può concedere pari peso nella decisione a due soggetti così diversi come l'analfabeta o l'agnomon, agnomon secondo quello scrittore greco che vi ho prima ricordato. E a questo punto è più difficile definire l'altra parte. Il Da Silva se la cava dicendo coloro che dedicano le migliori forze, ma Benjamin Constant, che era più schietto, diceva: professori, diamo il diritto di voto, ma valgono uno perché sono degli spostati, proprietari invece valgono 10 perché hanno delle proprietà per salvare le quali bisogna usare con cautela il principio del voto, no? Ma io sono d'accordo, anche tu, sì, sì. Ma anche Tocqueville pensava così, diceva: i licei classici sono pericolosissimi perché lì si imparano delle cose e poi diventano eversive, meglio le scuole tecniche. Il grande liberale Tocqueville, in un bellissimo capitolo della Democrazia in America che però sfocia in questo pensiero. Gramsci riflette su questa frase non perché ne faccia il suo, come dire, punto di riferimento, è uno spunto per fare una considerazione. Lui dice: ma il fatto è che non è vero in nessun modo che il numero sia legge suprema, né che il peso dell'opinione di ogni elettore sia esattamente uguale ad un altro. I numeri, anche in questo caso, sono un semplice valore strumentale che danno una misura. E che cosa si misura? Prosegue. Si misura l'efficacia e la capacità di espansione e di persuasione delle opinioni di pochi, delle minoranze attive, delle elite, delle avanguardie, cioè la loro razionalità o storicità o funzionalità concreta. Le idee e le opinioni non nascono spontaneamente nel cervello di ogni singolo,
hanno avuto un centro di formazione, di irradiazione, di diffusione, un gruppo di uomini, una singola individualità che le ha elaborate e presentate nella forma politica di attualità. La numerazione dei voti è la manifestazione terminale di un lungo processo in cui l'influsso massimo appartiene proprio a quelli che, virgolette, dedicano allo Stato, alla nazione, le loro migliori energie. E poi soggiunge, se questi perdono le elezioni, sono proprio inetti, perché hanno tutto. E poi fa tante altre considerazioni che adesso non vi frigo perché non voglio farla in lungo. Riguardano altre forme di elezionismo, come lui dice, rispetto alle quali, egli soggiunge, è facile la critica di origine oligarchica, ma non di élite, perché lui distingue benissimo tra la critica oligarchica, che è quella banale, l'analfabeta, l'acculturato, rispetto a quella della teoria elitista, secondo cui, guardando sotto la superficie, si scoprono i centri di radiazione e di forza che regolano anche l'esito elettorale. Noi mi devo effondere ora, perché viviamo tanti anni dopo Gramsci, e quindi abbiamo scoperto, constatato che ci sono forze di irradiazione dell'opinione, di costruzione del cervello dell'elettore di gran lunga più potenti. Lui pensava alla stampa gialla, gli sembrava chissà come potente la stampa gialla, cioè quella che si finge indipendente, no? Che non è né di destra né di sinistra, che ovviamente è di destra, ma lo è abilmente, senza dichiarare. Ora, perché mi sono soffermato esclusivamente su questa pagina che si tirerebbe dietro altre, il parlamentarismo nero? Perché ci sentiamo raccontare come ovvietà quello che abbiamo sempre saputo e che torna ogni volta che il meccanismo entra in crisi, che cioè il sistema misto ha vinto. Il sistema misto è quello che sognava il vecchio Polibio, che chiamiamo in causa quindi giusto per finire con l'antichità classica. Polibio è un personaggio poco popolare qui in questa stanza, ma io vorrei spezzare una lancia per lui. Vissuto nel secondo secolo d.C., capeggiava la Lega Achea, i greci che pensavano di essere ancora il centro del mondo, soverchiati dai romani. Lui viene preso, portato come ostaggio a Roma, scopre il mondo grande e terribile, si accorge che la Repubblica Romana è un'enormità, diventa amico degli Scipioni, che erano i leader, ai quali piaceva avere un signore che parlava il greco, che sapeva bene, si prestavano i libri, eccetera, e si convince che il modello romano è finalmente la soluzione dell'insolubile problema politico su cui i greci si erano scannati, oligarchi contro il demo, che poi voleva dire i ricchi contro i poveri, eh? Aristotele dice 1300 persone, 300 poveri governano, quella è la democrazia, perciò è orrenda. 1000 governano, quella è l'oligarchia, perché sono i ricchi. Per i greci questa era chiarissima, però era un problema insolubile, finiva nella guerra civile. Polibio guarda Roma, si accorge che c'è il trucco elettorale, comizia, dove si vota per centurie e vincono sempre le centurie che votano per prime, cioè quelle dei ricchi, delle classi alte, che sono numericamente meno consistenti al proprio interno, però sono più numerose delle altre. E quindi, però, la ginnastica elettorale salva, vanno i comizi, si vincono le elezioni, si corrompe l'elettorato, no? Poi c'è il Senato è un organo di cooptazione, si entra nel Senato perché si sono ricoperte determinate magistrature e i censori scelgono i migliori fino a un tetto. Cesare lo voleva diluire e portò a 900 i senatori, che già Tiberio Gracco e Caio Gracco avevano andati a 300, sembra un'enormità. E poi c'è il potere enorme, quasi monarchico, che dura un anno, del consolato. Quindi lui dice, ecco finalmente il regime misto, in cui i tre principi, quello monarchico, quello oligarchico, aristocratico, quello popolare, stanno insieme. Roma durerà in eterno. Un'altra profezia sbagliata. Beh.